Salve gamers, io sono Maricelle e oggi siamo tornati in Shadow of the Tomb Raider. Siamo nel finale, ragazzi, perché c'è proprio apparso, scritto, ecco qua. E siamo pronti, oddio, siamo pronti ad andare. C'ho un po' l'ansietta, vi devo dire la verità, comunque va bene. Andiamo. Punto di non ritorno, ok. Sì, ho capito, il viaggio rapido è stato disponibile, fantastico, fantastico, quindi vuol dire che siamo al Big Boss. Preciso che dopo il finale di Tomb Raider porterò tutte le tombe, lo so, sono in super ritardo, probabilmente le avrete già fatte tutte, però non si sa mai. È bello averle sul canale, nel caso qualcuno l'avesse saltata, va sempre bene, insomma, averle sul canale, quindi le porterò. Allora, partiamo. Come sta procedendo il piano, Edsley? Abbiamo delle idee. Ocho? Le truppe di Kukulkan seguiranno il Sakbe fino al ponte di pietra per raggiungere la piramide. Se li prendessimo frontalmente, saremmo praticamente sicuri di intercettarli, ma potrebbero sopraffarci facilmente. Passando di qua, invece, saremo più al sicuro. Ma servirà un tempismo perfetto, altrimenti ci sfuggiranno. C'è un altro modo. Voi li attaccate frontalmente e io li prendo alle spalle come un cecchino. Sarebbero in trappola. Ogni piano comporta dei rischi, ma credo che questo sia il migliore. Bene, allora ai tuoi ordini. Prepara le truppe. Andiamo. Qui ci separiamo. La tua strada è di là. Lara. È un portafortuna. Prendilo. Edsley, non posso. Dopo oggi, l'eclissi non sarà più il nostro simbolo. Terremo il sole, ma tu toglierai l'ombra. Grazie. Fa attenzione, John. Anche tu, dolcezza. Oppalala, benissimo. Allora, dobbiamo andare sott'acqua, quindi già partiamo male, speriamo che non ci siano piranha o cose simili. Sì, dobbiamo andare per di là, perfetto. E ragazzi, io c'ho l'ansietà, non so voi, però c'ho l'ansietà. Andiamo. Come al solito, avrò dei cali di voce, perché giustamente la mia voce non è mai... Andiamo. Perché dipende dall'orario in realtà in cui registro, ma di solito l'orario in cui registro è l'orario del caffè. E nell'orario del caffè io ho i cali di voce, in cui la voce diventa roca, insomma, a voi non interessa un ceppo di niente, però se sentite una bella voce da vecchia, il motivo è questo. Evviva, evviva, evviva. Comunque qua c'è tanto fuoco, corri, Daretta, corri. Che la cosa non ci piace. Andiamo, 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 andiamo. Non corre, corri, corri cara, corri, corri, corri. Avanti, respira qui. E hoppala là, e qua te sbrusi, qua te sbrusi, detto in dialetto veneto, qua bruci, vai, 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 vai ragazza, hoppala, vai, vai, cos'è? Di qui, ma ci facciamo male, certo siamo in acqua, per carità, ai, forza, avanti, ci siamo, vedo l'uscita, almeno non c'erano i piranha, già qualcosa. Ma penso che c'era di peggio. Tanto penso che c'era qualche boss, qualcosa. E quindi non voglio neanche immaginare, ragazzi. Incredibile. Jonah, ce l'ho fatta. Vedo il ponte. Merda. Hanno
fatto saltare il ponte. Troveremo un'altra strada. Ok. Ah, intanto vediamo se abbiamo frecce a sufficienza. Sì. Un Uratu ha detto che il fuoco Kremisi era il suo destino. Ok, non metterci. Ragazzi, sto facendo un po' di frecciazze e faccio un po' di pallottole. Aspettate, sento già dei suoni inquietantissimi comunque. Ok, molto bene. Allora andiamo. Ogni varco può essere sfruttato dal nemico. Che ansia. Oh, rapino. Cambio rotta verso 105. Andiamo su per di qua. Ma quindi ci sono anche i bei mostroni, che bello. Ok, qua non cadere, cara. Faccio del mio meglio per non farti cadere. Ok. E oppalala. Non preoccuparti che hai Mary Shell che ti aiuta. Gli Ashil li sta sterminando. Però gli Ashil sterminano pure noi. Oppala. No. No. Ho buttato il rampino. Siete dei menzogneri. Ho buttato il rampino. Non ci posso credere. Allora, aspettate, qua era da rampino. Scusate, vabbè, forse l'ho buttato un po' troppo presto. Allora, io devo lanciarmi là. Scusate, ecco. Oh. E zracchete. E oppala là. Cioè, la cosa che ci fa comodo comunque, questi Yashil fanno, sterminano la Trinità, perfetto. Facciamo progressi in tutti i settori, ma le perdite sono... Andiamo! Allora, dobbiamo andare per di là. Alla larga dalle pareti, raggruppatevi, sovrapponete le linee di tiro. Oppala! Oh! Qui tanto non c'è niente da prendere, vediamo. No, infatti. Posso arrivarci. Siamo proprio alla fine, eh? Quindi sono curiosa di vedere cosa accadrà. Quando il fuoco Kremisi arde, cerca il tuo specchio. Era questo il destino di un Uratu. Sei tu il fuoco Kremisi. Credo che tu e io dovremmo allearci per sconfiggere Kukulkan. Isha. No, vabbè, bellissimo! Quindi ci siamo alleati. Possiamo passare? Penso di sì. Sì, perfetto, noi andiamo tranquilli, eh?
con molta tranquillità. Ishel. Ishel, ora non vorrei dire una cavolata, se mi ricordo bene, era appunto la luce. Mentre Ashel, lei, questa qua, rispecchiava il buio. Non so se era il contrario, qualcosa del genere. Quindi andiamo. Molto bellacca! Ok, possiamo andare? Ecco, adesso mi posso muovere. Ah, che bello. Cosa? Spero tu sappia. Anch'io. Chissà. Andiamo. Cosa? Niente distrazioni. Fatela fuori. Oppalala, sono nostri alleati, evviva. E va bene, meglio così, meglio così. Caspiolina! Ho saltato troppo presto. Va bene, meno male che mi sono salvata in cordless. Cosa caspio ho saltato? Andiamo, andiamo, andiamo. Oppalala. Qui squadra Z, alto consiglio in posizione. Difendiamo il perimetro. Ripeto, alto consiglio al sicuro. Qui comandante Rui. L'intero alto consiglio è qui per assistere personalmente alla nostra vittoria. Ma veramente, aspettate che prendo un'arma un po' più, ecco, magari il fucile. Andiamo. Oppala! E zacchete! Qua giustamente si rompe tutto, quindi direi di andare. Intanto ci stanno uccidendo gli amici qua, gli Ishel, Ashel, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai! Sì. Perfetto, perfetto, bravi, bravi. Guardate qua, oddio, sta facendo una strage. Ma non badate a me, eh? Anche noi ce l'abbiamo quasi fatta. Dov'è Dominguez? È nel tempio. Siamo davvero vicini. Mi sa che Dominguez ci causerà qualche problemino. Salve, possiamo passare? Sì. Grazie, Kukulkan, per questo dono della rinascita. Noi ora siamo pronti a ricevere il tuo potere. Sono con te. Questo rito devo completarlo da solo. Si stanno sbagliando. È tutto sbagliato. No. Gli spetta di diritto. Dacci lo scrigno. No, no, non posso. Devo proteggere Paetidi. Tutti creiamo il destino. Non solo tu, tutti noi. Insieme. Starda fino alla fine. Attaccato! Oh, santa patatina! Oh, caspiterina! Aspettate, aspettate! Ok, fuori! Mamma mia! Respingetelo a vada!
Allora, qui tanto abbiamo un punto. Che bello. Però dubito che... Ah, forse però gli accampamenti ci sono, non lo so, chissà. Perché è vero che non possiamo tornare indietro o altro, però forse c'è qualche accampamento? Aia, mi sto facendo male. Allora. Ah, c'è quello, molto interessante. Posso passare adesso, in teoria. Tanto uccido questi. Sono messa un po' male, meglio che mi curo. Ah no. Scena animata, vediamo. Andate, andate ragazzi, andate. Qui pala di nulla. Sono circondato, senza munizioni. No, vi prego. Aia. Bene, perfetto. Devo dire che molto 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 bene. Vediamo se possiamo raccogliere qualcosa. No, da questi no. Ok, quindi andiamo per di là. Qua non c'è niente da... Ok, ho raccolto qualcosina. Andiamo. E oppalala. John, Rourke è morto. Cerco Dominguez, devo fermare il rituale. Li terremo a bada il più possibile. Qui c'è un accampamento, io direi di utilizzarlo. Magari vedo se posso potenziarla, non credo. Però magari cambiarle abito, vedersi qualcosa di ancora più utile. Magari così, ragazzi, subisci meno danni da frecce pallottole. Qui mi sembra che di frecce pallottole ce ne siano, quindi vestita così forse potrebbe andare. Tutto pieno. Adesso da che parte andiamo? Di là. Oppala, andiamo. Oppala là. Si sono un po' preoccupata perché secondo me adesso finiamo in guai molto più seri. Oppala. Molto molto più seri. Oh caspiterina. Allora devo saltare così e così. Evviva. Evviva il rampino. Che bello! Alto consiglio, comandante Rourke, quali sono gli ordini? È morto anche Rourke. Cosa? E allora che cazzo è che comanda? Mi fa ridere le conversazioni. Allora, qua che faccio? Devo andare là e poi? Non c'è più un perimetro. Sono morto. No, non lo so, ragazzi. Ma che dovevo fare? Aspettate, allora. Qua? Che devo saltare, devo buttare il rampino. Sì. Ok, andiamo. Forza, su, 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 su. Ma non sale? Sali. Sa, mannaggia te. Ah, forse devo... Aspettate, non devo salire così. Forse devo fare così. Sì. Ah, ok, vada. Oppalala. Slow motion. Zacchete! Zacchete! Dobbiamo essere abbastanza veloci perché vedo cose che cadono e secondo me rischiamo abbastanza la pelle! Andiamo! No! No, qui no! Di là! E qui secondo me crolla tutto, quindi dobbiamo cercare di essere anche abbastanza velocini. Veloce, 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 veloce. E oppalala, evviva. Avevo visto bene che crollava tutto. Speriamo che ci ripari veramente da danni e pallottole, perché questa armatura, perché veramente ne avremo un gran bisogno secondo me. O forse no, chissà. Andiamo. Zuppala. Che il sole si eclissi e l'oscurità cancelli il mondo che conosciamo. Che le ombre si dissolvano
e la luce splenda su un mondo di nostra concezione. Ecco, la vedo arduetta, non so voi, ma io la vedo arduetta. Oh, caspita, e adesso? Aspettate. Quello ci vede! Aspettate, c'è anche gente lì. Aspettate che devo uccidere prima quello, secondo me. Non so se ci sia. Io prendo questo. Tipo del fango da qualche parte. Mi sa che questa parte deve essere almeno semi-stealth. Là c'è altra gente che rischia di vedermi. Ah, sì, il fango. Infangati. Brava. E come? Devo riuscire a liberare l'energia che racchiudono. Vieni. No, aspetta, vieni qua. Mannaggia a te. E la luce splenda sul mondo di nostra concezione. Aspettate che intanto distruggo roba qua. Ok, zacchete. Penso che dobbiamo indebolire il tipo qua in mezzo. Per forza. Mannaggia. No, non si nasconde più perché... Mannaggia. Aspettate che Mi potenzio più che posso. Magari un po' di slow motion ci sta. Sì, devo però colpire tutti questi cosi prima. Avanti. Lo so che ci stanno sparando addosso, però... Insomma, finché non facciamo sta cosa è abbastanza inutile. Tanto c'è gente qua. Mamma mia, aia. Aia. Ok, adesso mi sono nascosta. No, mannaggia, speravo che non mi vedesse. Ah, non è morto. Mannaggia a me. Ok, secondo me qua rischio tantissimo, però va bene. Mannaggia. Mi devo curare, secondo me, però. Ok. Aia. Là c'è un altro coso da colpire. Ah, lei tira fuori tra l'altro il coltellino. Aspettate, qua. Forza. Oppalala. Eccoti qui, adesso sei meno forte. Niente mi impedirà di ricreare il mondo. Oggi prendiamo il controllo del nostro destino. Ok, e quindi questo come lo ammazziamo? Vorresti a un dio? Tu saresti un dio, davvero? Non lo sapevo. Dobbiamo semplicemente sparargli? Giusto per capire, intanto mi devo curare perché qua l'ho messa malino. Aspettate. Ah, ho finito anche le pallottole, molto bene. In realtà siamo molto felici di questa cosa. Vabbè, tanto al limite rimaniamo con le frecciate. Frecce. Dove sono le frecce? No, mannaggia. Ok. Allora. Ok, le frecce vanno meglio forse. Non lo so. Vai. Non puoi affrontare un dio. Finora ti ho risposto. Ok. Magari gli facciamo saltare la capocchia.
Eh sì, diciamo che è più utile la testa. Sono io quello che deve proteggere Paikiti. Giusto per curiosità, quante volte lo devo colpire? molto bene ragazzi. Allora, molto bene un caspio. Eccolo qua. Uno. Dai, due. Non so quante volte, se c'è un numero di volte preciso oppure no, però non importa, lo colpiamo. Secondo me sto per morire, però vabbè, a parte questo. Aspettate un secondo che vi faccio un po' di protezione, un po' di cura e un po' di protezione. Ok, andiamo. E oppalala. Attacca quanto ti renderà più forte. Adesso secondo me è molto più debole comunque lui. Devo uccidere prima l'altro, ragazzi, secondo me, perché di solito funziona un po' così. Ok, li miriamo in testa. Ohia! Mannaggia. No! Dove è sparito? Ma che bello! Vabbè, noi facciamo un po' di frecce anche, perché mi sa che le sto finendo. Aia! Non posso più neanche fare frecce. Bene! Accidenti, accidenti! Ok, non doveva essere per forza in testa, ma va bene così. Dan! Ah, quindi non è ancora morto? Ma no, già, ma non ci posso credere. Aia, 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 via, 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 lascia stare il fango. Lascia stare il fango. Ragazzi, mi devo potenziare un po', perché devo assolutamente potenziarmi un po'. Recupero un po' di frecce qua. No, sì, qualche freccezza, frecciazza sì. Aspettate che devo uccidere prima. Ah no, forse no. No, ok. Sì, devo uccidere prima questi. Aia. Spero di non morire male. Ok, curiamoci. Speriamo di non finire le erbe curative. Ok, perfetto. Oh, finalmente. E Zan. Fine? Sì, mi sa di sì. Mi dispiace. Proteggi Paititi. Ti prego. Ti prego, Lara. Lo farò. L'esploratrice Lara Croft dovrà battere il re. Battere il re? Credo che avrebbe da ridire al riguardo. Tesori miei, potreste per favore fermarvi un secondo? Oh, certo, mia regina. Uno! Mi fai vedere? Ma certo. Ci sei tu, ci sono io e c'è papà. Dove siamo? Alle Hawaii. Con questa chiave e lo scrigno d'argento possiamo ricreare il mondo senza difetti né dolore. Se avessi quel potere, tu cosa faresti? Ecco la mia piccina, che non si aspetta di certo.
L'attacco di un giapparo! Dove potremmo andare per la nostra prossima avventura? Ho sentito, per esempio, che l'Antartide è una meta perfetta. Papà! Ah, meglio di no, allora magari le saline dello Utah. Ma no, Richard! So dove possiamo andare. Davvero? Alle Hawaii! Sì, sì, potrebbe essere carino. Addio, mamma. Addio, papà. Sì, perché in effetti lo scrigno ce l'aveva detto la tipa che ci avrebbe tipo tentato, ecco. E infatti ci ha fatto vedere quello che noi volevamo vedere. Però è stata brava Laretta, brava Laretta. All'arrivo di una catastrofe, il dio Kukulkan va sacrificato per dare energia al sole e poter salvare il mondo. Sacrificare un dio. Il sacrificio è uno dei miei compiti. Ma se il mio addestramento fallisce, il fuoco Cremisi mi guiderà. E mi farà mantenere la promessa. Mi piace questo mondo. Non è perfetto. Ma tutto ciò che amo oggi ne fa parte. Dopo oggi, l'eclissi non sarà più il nostro simbolo. Terremo il sole, ma tu toglierai l'ombra. Proteggi Paititi. Ti prego, Lara. Quindi stiamo ridando vita al sole. Spero che Lara non muoia. Non credo. Però sì, abbiamo ridato vita al sole. Onorato, mia madre, guerriera, ribelle, regina. Sarà venerata per molte generazioni. Mi manca. Ora. Seguiremo il suo spirito per riunire Paititi. Grazie. Allora torna qua che accudo domani. Ah, davvero? Ti manca la giungla? Parti in cerca degli alberi di pesce? Ah, Abby e io faremo un giro sulla costa. Sono contenta. E tu invece? Io credo che rimarrò qui ancora un po'. A recuperare qualche altro reperto? Sul serio, che farai? Non lo so.
Mi farò guidare da Ezli. Mi dirà lui come aiutarlo a risollevare Paititi. Wow. Basta con le tombe. Voglio stare un po' tra i vivi. Come vuoi. Ma tu non dovresti andare a fare i bagagli? No, mi avrei tra i piedi fino a domani. Resta tutto il tempo che desideri, Lara. Abbi cura di te, Jonah. Quando Paititi splenderà, forse potrò raggiungerti e scoprire altro del mondo esterno. Quando vuoi, devi solo dirlo. Anche tu, Ucio. Se ne avrà voglia. Oh, Jonah, Lara dice che sei fidanzato. Verremo al matrimonio. Aspetta. Ezli, ti va a dimostrarmi i progetti del nuovo tempio? Sì, sarà magnifico. Che bella musichetta finale. No, anche bel finale comunque in generale, devo dire. È finito? Finito. Però ragazzi, aspettiamo, perché a volte... Ecco, partono i titoli di coda, ma molto spesso c'è una scena finale, quindi... Adesso, prima di darvi il giudizio completo, intanto vi dico già che il gioco mi è piaciuto, però voglio vedere se c'è una scena finale, quindi vi taglio questa parte e vediamo. Mi ero sbagliata su tutto. Credevo che assumere il controllo della mia vita significasse partire e fare qualcosa di straordinario. Credevo di dover sistemare tutto io. Ma i misteri del mondo vanno onorati più che risolti. E io non sono altro che una dei loro molti protettori. Non so cosa abbia in serbo il futuro, Jonah, ma sono ansiosa di affrontare qualsiasi avventura si staglia all'orizzonte. Magari senza prendermi troppo sul serio. Te, Miss Croft? No, dai, ragazzi! Winston! Bellissimo! Ma per ora è bello essere di nuovo a casa. Sì, è diventata proprio una Croft. E guardate, c'è un dinosauro! Un dinosauro! Ah, secondo me, ragazzi... questo reboot, sì, è andato bene. Forse il finale è andato un po' veloce, devo dire la verità. Però la storia, secondo me, ha funzionato. Credo non ci sia altro, non lo so. Sì, infatti, mi riporta alla schermata principale... Quindi ragazzi, devo dire che mi è piaciuto veramente tanto la storia fatta bene, una bella trama, non una tramona di chissà che tipo, ma comunque bella, secondo me ha funzionato, lineare, e secondo me Lara è diventata una Croft. È una Croft più umana rispetto a quella degli anni 90, ma è comunque, si può dire, cazzuta e cattiva, diciamo così, nel senso che non è più una piagnona, non è più magari come in Tomb Raider 2013, insomma, un'inesperta, è comunque Lara Croft. È chiaro, secondo me, che sia un po' più umana, anche perché negli anni 90 forse era fin troppo impostata, comunque quasi non aveva un carattere vero e proprio. In questo, non lo so, in questo nuovo Tomb Raider, secondo me ce l'ha. E con questa trilogia abbiamo finito il reboot, quindi tutte le prossime serie che vedremo su Tomb Raider saranno con Lara fatta e finita, come la vediamo adesso, credo. Quindi, vabbè, a me è piaciuto. Ditemi anche voi cosa ne pensate. E ci fermiamo, ci vediamo nei prossimi gameplay. Mettete like, commentate e noi ci vediamo. Ciao!